Va bene, siamo arrivati al momento della prima intervista ufficiale di quest'oggi. Abbiamo avuto il contatto prima con Sanremo dal nostro gancio, ma adesso torniamo alle interviste classiche, tradizionali, come siamo abituati a fare qui a Prima Pagina e dintorni. E abbiamo il piacere di avere una nuova entrata, credo che sia la prima volta con noi, se non ricordo male, e quindi il mio buongiorno va ad Emma Saponaro. Ciao e benvenuta. Ciao, ciao Fabio, buongiorno a tutti. Sì, è la prima volta. Allora, sei, giusto per usare un termine da Hit Parade, visto che c'è Sanremo in questi giorni, sei una new entry, una nuova entrata. Allora, cosa vogliamo raccontare del tuo ultimo lavoro? Il mio ultimo lavoro è la storia dedicata a molte donne, diciamo che dà voce a tanti racconti che mi sono giunti, ecco, ed è un po' la storia di tutte noi donne. La protagonista è Rebecca, una donna giovane che da molto giovane si è sposata con il suo professore di filosofia. Sì. A un certo punto, dopo anni di matrimonio, si sveglia dal letargo, nel senso che si accorge che questo che non è una vita che fa per lei, che non si è innamorata del marito, bensì delle idee che il marito declamava, degli altri filosofi, e quindi comincia ad andare alla ricerca di se stessa. Perché ci sarà un incidente, diciamo, che causerà il suo risveglio, anche se banale l'incidente, ma il risveglio sarà molto pesante, perché andrà alla ricerca di se stessa per prendersi la sua vita. Come farà questo percorso? Incontrerà la reincarnazione dei maggiori filosofi della storia, della filosofia, a partire dall'idraulico, che è Talete. Lo ricordo che per Talete il principio di tutto è l'acqua, quindi non poteva che fare l'idraulico. Senza nessuna metafora, senza nessun accenno, non è un idraulico, perché l'incidente appunto arriverà con un banale bucato sbagliato. Il fruttivendolo sarà Platone, perché venderà le mele. E poi mi fermo qui, perché Platone è il più, si arriverà fino a Freud, ma insomma saranno 5-6 i filosofi, e non saranno poi è un percorso, ma non sarà certo solo quella la storia. È una storia che farà crescere la nostra Rebecca. Platone venderà le mele, nel simposio si racconta, c'è la famosa metafora di Platone appunto, che dice che noi siamo tutte mezze mele alla continua ricerca dell'altra metà per completarsi ed essere felici. Certo, tu sai che c'è anche una battuta, se mi permetti, c'è una battuta su questa cosa della metà della mela di Platone, infatti è una battuta un po' goliardica, però dice Platone cerca l'altra metà della mela, io cerco l'altra metà della lasagna. Anche perché una mela al giorno toglie il medico di torno, ma voglio dire, bisogna essere anche felici, la lasagna io la preferisco. Certo, no, era una battuta che girava proprio questi giorni su Facebook e me l'hai fatta venire in mente, allora mi sembrava giusto inserirla, no? Allora, senza spoilerare niente. No, ma io devo arrivare al titolo, però, perché ci sono arrivata. Allora, con queste mezze mele, e il titolo è: se devo essere una mela, Rebecca risponderebbe: voglio essere intera. Ecco, questa è la filosofia, diciamo così, per rimanere in tema, della storia. Assolutamente. Senti, domandone da $1 milioni che faccio a tutti gli autori e gli autrici che mi vengono a trovare. Devi scrivere una storia, hai in mente una storia, hai il foglio bianco davanti, sia in carta naturale, sia il foglio bianco del computer, cosa scatta? Qual è il modus operandi? Hai 30 secondi per descriverlo. Vabbè, l'idea arriva prima naturalmente, perché arriva quando stai, non lo so, potando potando una pianta, quindi se devo scrivere invece davanti a un foglio bianco vado a flusso di coscienza, cioè butto giù tutto quello che mi passa
per la testa senza ritornare indietro, senza tornare indietro e analizzando dopo cosa mi è uscito. Certo, senti, se vogliamo sapere di più... Non so se sto, non mi sono cronometrata, scusami. No, no, assolutamente, sei stata perfetta. Se dobbiamo sapere qualcosa di più su Emma Saponaro, cosa smanettiamo sulla tastiera? Emma Saponaro. E poi cosa viene fuori? No, viene fuori, ho un blog ufficiale emmasaponaro.it dove... memorizzo, insomma, lascio tutte le mie cose più importanti, dai racconti alle riflessioni. Ho colazione da emma.wordpress.com, credo, e dove invece vado più a ruota libera, e poi la pagina, la mia pagina ufficiale su Facebook, poi su Twitter, ora l'ho abbandonato, su Instagram e anche su TikTok, sempre con Emma Saponaro. Emma, ricordiamo il titolo del tuo libro e l'editore, poi ci salutiamo. Certo, se devo essere una mela, io sono Emma Saponaro e l'editore è Le Flaner Edizioni. Perfetto, grazie per essere stata con noi. Sarebbe interessante. Grazie a te, grazie a voi. Sarebbe buona interessante giornata. Quando sarai su Milano in promozione averti in studio, magari per approfondire il discorso, perché adesso abbiamo dato degli input, però credo che abbia diverse cose da dire. Va bene? Gli gnocchi al pesto, non c'è stato spazio per dirlo, questi gnocchi al pesto, però io e te ci siamo capiti. Ah, va bene, perfetto, perfetto. Ciao.